Buongiorno persone all'ascolto, eccoci ritornati al riassunto del weekend di calcio femminile. Tanti big match oggi, partiamo subito con il risultato della Serie A. Sabato ore 12.30 Juventus 5 Lazio 0, ore 14.30 Napoli 0 Sassuolo 1 e Roma 1 Fiorentina 0. Domenica ore 12.30 Pomigliano 0 Milan 2, alle 14.30 Empoli 2 Sampdoria 2 e Inter 5 Verona 0. La Roma domina contro la Fiorentina e porta a casa 3 punti d'oro per proseguire l'inseguimento verso il piazzamento Champions. La Fiorentina ha retto per circa un'ora, poi il centrocampo decisamente poco in forma ha fatto il resto e le viola sono rese pericolose solo nel finale. Primo tempo, la Roma parte all'attacco, la Fiorentina si difende, ma quando si tratta di ripartire il pallone viene gestito con frettolosità e spesso vengono buttate potenziali occasioni. La Roma particolare occasioni non ne costruisce, impegna Schlotterbeck più con casualità che con azioni manovrate. Al secondo destro alto di Pirone, all'ottavo calcio di punizione di Andressa, Schlotterbeck disturbato dal sole si rifugia in angolo. Al tredicesimo Andressa calcia debolmente con il sinistro dal limite, il rimbalzo taglia fuori la comoda parata del portiere Viola che poi respinge col mento. Al ventunesimo Bartoli tira alto su punizione di Andressa. Al 33esimo un'azione insistita delle giallorosse passa da potenzialmente pericolosa a concludersi con un destro morbido di Sirtuini bloccato facilmente da Schlotterbeck. Al 40esimo la Fiorentina si fa vedere con un tiro cross di Vonnecchi che va sul fondo. L'ingresso di Martinovic per catena rende più offensiva la Fiorentina che al 52esimo entra finalmente in area con Baldi ma Di Guglielmo la stoppa al momento del tiro. Sembra la reazione Viola invece soltanto un fuoco di paglia perché poi sul fronte opposto crossa gli Onna, smanaccia Schlotterbeck e Sirtuini è la più lesta sul rimbalzo ed insacca di destro. La partita si mette in discesa per le giallorosse, al 55esimo Andressa a sinistra da fuori area, Schlotterbeck blocca, al 60esimo la portiera Viola respinge un cross destra poi sulla susseguente mischia tiro di Giuliano che va sul fondo, al 68esimo Giuliano gira il destro dal limite su assist di Jonas, Schlotterbeck non si slancia benissimo ma riesce a toccare il pallone quel tanto che basta per mandarlo sul palo, al 71esimo tira Giuliano, Schlotterbeck blocca, all'83esimo Jonas conclude al limite, il palo respinge il tentativo, all'88esimo tocca l'ex Lazaro dalla distanza, Schlotterbeck respinge, al 90esimo la portiera Viola salva su Jonas in due tempi, al 92esimo stoppa ancora l'ex Juve. Al 93esimo Jonna trova Lazaro in area il cui colpo di testa si va sul fondo. Nel finale l'arbitro lascia giocare qualche secondo in più, su rimessa laterale dalla sinistra, palla cafferata, cross in area con il destro, Sabatino irrompe di testa, la palla finisce alta di un nulla. Praticamente la Fiorentina sfiora il pareggio, l'ultima azione, nonché l'unica vera costruita in tutto l'incontro. Empoli-Sampdoria si prende la palma di miglior partita del weekend, un 2-2 che matura in questo modo, il quinto rincon cross da sinistra, Envar sul secondo palo salta su Mella, trova il vantaggio, al 27esimo Dobby con un raso terra taglia tutta la tre quarti, sul lato opposto raccoglie Oliviero che brucia Tarenzi e lascia partire un gran destro dai 25 metri che si sacca alla sinistra di Tampieri, al 54esimo Tampieri appoggia Fallico che sulla pressione di Bregonzi retrocede il pallone al proprio portiere che nel rilancio colpisce l'attaccante Polese che le recupera a palla e le insacca nella porta vuota, all'84esimo mani di Binazzi su tiro di Lopez, dal dischetto Rincon spiazza Ciccioli con un tiro alla sua sinistra trova il 2-2 finale. L'incontro equilibrato vede le seguenti azioni, al settimo Cinotti reagisce allo svantaggio con un tiro cross deviato da una difenditrice che coglie la traversa, sugli sviluppi dell'angolo Tampieri prolunga in corner sul lato opposto, al 12esimo esce così così Ciccioli al limite la difesa si salva, al 34esimo punizione di Rincon vola Ciccioli che alza in angolo con la mano di richiamo, al 37esimo piatto destro di Cinotti dal limite blocca Tampieri, al 42esimo Bellucci stoppa di petto e calcio di destro tiro alto, al 52esimo Nocchi divora il vantaggio, dopo il 2-1 invece è Berti a mancare il pareggio con un sinistro fuori di niente con filtrante di Rincon, al 61esimo Tampieri respinge un gran sinistro di Prugna, al 63esimo una scivolata di una centrale difensiva in Polese stoppa Elva all'entrata in area al momento del tiro, al 75esimo Dompic calcia di poco fuori dal limite, al 68esimo Rincon da tre quarti manda una punizione in area, Tarenzi si libera al centro ma sbaglia clamorosamente la misura del colpo di testa, al 70esimo Tampieri sul suo palo manda in angolo un cross di Dompig, al 93esimo infine destro alto di Cinotti. Finisce dunque 2-2, un match in cui per buona parte le empolesi hanno segnato i tre punti che le avrebbero allontanate dalla zona retrocessione. Per Sampdoria è un buon pareggio che conferma le qualità, soprattutto quelle di Rincon. Per la precisione degli attaccanti, appuntamento alla prossima giornata. A Napoli basta un guizzo di Bugei al 40esimo del primo tempo per portare a casa i 3 punti senza faticare più di tanto per il Sassuolo, mentre il Napoli ha il rammarico di non essere stato più cinico nella ripresa. Le partite europee partono bene e costruiscono le migliori azioni intorno al decimo. Al nono Colombo calcia dal limite ma il tiro è debole fuori misura. Al minuto successivo, bel destro dal limite di Tognolo, Lemmy si tuffa sulla sua destra e respinge in angolo il rimbalzo. Al 25esimo ci prova Cleland da sinistra, cross in area, colpo di testa di Brignoli, miracolo di Aguirre che di polso manda in angolo. Una
una parata di istinto puro e poi dagli sviluppi del calcio piazzato, testa alta di Ferrato nei pressi del secondo palo. Al 40° il gol decisivo, calcio di punizione da destra di Parisi, la traiettoria taglia fuori Clellan, dall'altezza del dischetto tocca Bugeglia di sinistro, a sua volta tocca Uona, alle sue spalle rinviene Miasci, più precisamente sulla sinistra, e riesce a servire ancora Bugeglia che di piatto destro stavolta non sbaglia e trova l'angolo sinistro di Aguirre. Al 44° al limite dell'area di porta esce Lemei e blocca il pallone evitando il tentativo di Goldoni. Le partenopee hanno la clamorosa chance per il pareggio al secondo della ripresa. Erzen sfonda a destra, va sul fondo e crossa. Dongus in scivolata manda sul corpo di Acuti che involontariamente salva prima della linea su marcatura di Orsi. Dongus da terra riesce a evitare il tappin di Goldoni. Poi la stessa Goldoni a sua volta da terra che riesce a far sì che Parisi non possa spazzare. Porcarelli arriva di destra ma trova la posizione di Brignoli e poi Lemei si ritrova il pallone tra le mani. Ingresso di Cantore prova a ravvivare la sfida, anche se Cantore riesce solo a farsi notare per un colpo di tacco nello scambio con Ferrato al 66°. La palla finisce a Dubkova che entra in area col sinistro calcia fuori. Poi, come nel Milan, le partenopee non riescono ad incidere e la partita finisce bene per il Sassuolo, che perde nel finale Filtes, che si fa cacciare spendendo benissimo il rosso per intervento da ultimo difensore su Papadinova. Bastano 15 minuti al Milan per aver ragione dei Pomigliani in una partita nella quale ci aspettava qualcosa in più dalle campane. All'ottavo apre Greenshaw dopo pochi passi con l'esterno sinistro dopo un rimpallo tra le giacinte sullo sviluppo di un angolo da sinistra di Agar. Il raddoppio al 15° un gran senso di Tuccieri Cimini su punizione con Setigna che poteva fare meglio. Partita generalmente gestita dal Milan che non ha visto particolare occasione, eccezione fatta per un po' di giacinti al quarto su angolo da destra di Agar, un incrocio pieno centrato da Moraca su punizione al 13°, un destro alto al 26° di Tomà, un tiro alto di Salvatore Rinaldi sull'uscita di Giuliani al 59° e un tiro fuori di Januzajte al 78°. L'Inter batte il Verona per 5-0 in una partita a una sola faccia. Per il sesto sosta involcro un gran destro dai 25 metri che si insacca sotto la traversa, raddoppio al 14° Bonetti schiacciando in mezza rovesciata il cross a sinistra di Marinelli. Ambrosi spaccato sulla linea non può nulla. Il 3-0 lo via Simonetti che scarica a sinistra per Marinelli. Sul secondo palo Carcioni stop e tira l'incrocio di palle alla destra di Kaiser. Al 44° Marinelli filta per Ajara che con il sinistro fa fuori Jelicic e con il piatto destro batte Kaiser alla sua sinistra. Al 54° infine l'ultimo gol, a destra Carcioni libera Bonetti che si porta sotto corto di destra, fa partire un tiro cross che colpisce l'interno del palo più lontano e si sacca in rete. L'attrazione al 18° Rognoni su punizione colpisce il palo grazie alla deviazione di Durante. Al 26° Ajara su imbucata di Marinelli con il destro centra in pieno la traversa. Al 50° palo di Bonetti, ma è brava Kaiser a volare sul sinistro della 10 nerazzurra mandando sul montante. Per gli ospiti si segnalano l'infortunio a Sedegno, prontamente rimpiazzato da Rognoni, l'ottima prova di Pasini che nella ripresa ha impegnato almeno due volte l'ex Durante e un paio di buoni interventi di Kaiser, le uniche indicazioni positive per dell'immediato futuro per le scaligere. 5-0 anche per le bianconere contro le ultime in classifica, apre Bonfantini al quinto con un gran tiro d'effetto alla sinistra di Natalucci su appoggio di Urtig, la svedese poi raddoppia al 29° su assist della stessa Bonfantini, controllando con il destro tagliando fuori Fordos e realizzando col sinistro da pochi passi. Al 67° 3-0 di Bottin che di sinistro in diagonale chiude alla perfezione un triangolo con Girelli che le restituisce di tacco senza guardare. 4-0 all'84° lo timba Bonfantini in diagonale sulla palo lungo sfruttando l'assist di Nilden dalla sinistra. Il 5-0 lo timbra Nilden di destro su assist di Girelli. Per la cronaca notiamo un palo di Zamagnana al 37°, più o meno 4 grandi parate di Natalucci. Passiamo così alla classifica in sovrimpressione, Juventus 27, Sassuolo 24, Milan 22, Roma 19, Inter 18, Sampdoria 13, Pomigliano 10, Fiorentina 9, Empoli 8, Napoli 7, Verona 1, Lazio 0. Passiamo ai risultati di Serie B, Brescia 3, Prosesto 0, al 48° Cristina Merli, 55° e 61° Luana Merli, Como 4, Pink Bari 0, al 52° Pastrange, al 62° Di Lucio, al 77° Rizzoni, al 90° Mariani, Corte Franca 6, Cesena 3, apre Picchi al 5, raddoppia Velati al 19° per le locali, al 22° Accorcia Petraglia, poi Redolfi al 31° e Velati al 33° portano a 4 le reti del Corte Franca, al 39° Bernardi accorcia e fa lo stesso Petraglia al 56°, poi Picchi al 70° e Vavassori al 83°, chiudono la sfida. Palermo 1, Roma calcio femminile 1, apre Lazzara al 16° per le locali, pareggia Filippi al 61°, Ravenna 0, Chievo 0, San Marino 2, Cittadella 1, apre Masu al 4, pareggia Menina al 33°, poi al 55° Barbieri compie il sorpasso. Infine Sassari Torres 2, Tavagnacco 2, aprono Devoto al 25° e Congulì al 55° per le ospiti, pareggiano Blasoni e Lombardo tra l'84° e l'85°. Classifica Como 17, Brescia Pimbari 16, Tavagnacco Chievo 15, Cesena San Marino Ravenna 12, Cittadella 11, Cortefranca 8, Roma Calcio Femminile 6, Prosesto e Palermo 5 punti, Sassari Torres 3. In settimana 0-0 nel recupero tra Roma Calcio Femminile e Tavagnacco.
Come di consueto, dopo la Serie B passiamo ai risultati di Serie C, Girone A, giornata 6, Pavia 3, Pontedera 0, Arezzo 2, Real Meda 1, Azalè 1, Ternana 0, Caprera Perugia 1-4, Fiamma Monza Rovica Bergamo 0-2, Lucchesi Livrea 3-1, Pistoiese Genoa 0-3, Spezia 0, Pinerolo 4, classifica Pinerolo Arezzo 16, Pavia 15, Genoa Azalè 11, Livrea 10, Ternana Real Meda Spezia 9, Pontedera 8, Rovica Bergamo 7, Lucchese 5, Perugia 4, Fiamma Monza 3, Pistoiese Caprera 0. Con la classifica attuale, Pinerolo promosso in B, Orobica, Lucchese, Perugia e Fiamma Monza in play-out, Pistoiese Caprera in eccellenza. Risultati del girone B, giornata 6 anche in questo caso. A Bologna, Vicenza batte Bologna 2-1, Esera, Trento batte Esera 3-1, Jesina Mitici 0-2, Padova Venezia 1-3, Portogruaro Atletico Oristano 2-3, Spal Vis Civitanova 0-0, Triestina Brixenovi 0-0, VFC Venezia Riccione 1-2, classifica chi? Vicenza 16 punti, Riccione 15, Brixenovi Trento 14, Venezia 13, VFC Venezia 11, Portogruaro Jesina Oristano 7, Isera Bologna Mitici 6, Spal 4, Padova 3, Triestina 3, Civitanova 2. Vicenza promosso in B, Bologna Mitici, Spal Padova e playout, Triestina e Civitanova in eccellenza. Ultimo girone di Serie C, passiamo al girone C. Catania 0, Apulia Trani 4, Crotone 3, Independent 2, Lecce Priglia 2, 2, Matera 4, Pesca Bari 1, Rever Roma, Grifone Gialloverde 5-2, Roma 14 Chieti 1-2, Trastevere Eugenio Coscarello 8-1, Vis Mediterranea Res Roma 0-4, classifica Chieti 18, Res Roma Trastevere 16, Trani 15, Matera e Crotone 12, Aprilia Vis Mediterranea 10, Lecce Rever Roma 5, Independent Pesca Bari 4, Grifone Roma 14 e Catania 3, Eugenio Coscarello 0. Con la classifica attuale Chieti promosso in Serie B, Catania, Eugenio Coscarello retrocesso in eccellenza, Independent, Frescabari, Grifone e Roma 14 ai playout. E veniamo al lungo weekend di big match per quanto riguarda anche il calcio estero. Risultati della Women Super League: si è giocata la giornata numero 7, Birmingham 0, Aston Villa 1, Brighton Leicester 1-0, Everton Manchester United 1-1, Manchester City Chelsea 0-4, Tottenham Arsenal 1-1, West Ham Reading 2-2. Classifica Arsenal 19, Chelsea 18, Brighton 15, Tottenham 14, United 12, Aston Villa 10, West Ham 9, Reading City Everton 7, Birmingham 1, Leicester 0. I gol dei big match: Tottenham Arsenal 1-1, aperto Williams al 65esimo per le Hotspur, ha pareggiato Miedema al 92esimo per le Gunners. Il Second City Derby è stato deciso da un gol di Asante al 25esimo che ha dato l'1-0 dell'Aston Villa, e il fine 4-0 del Chelsea sul City, al secondo Fleming, al quarto di recupero del primo tempo Kerr, poi al 52esimo Kirby e al 55esimo Eriksson. In Championship, anche qui c'era lo scontro promozione della nona giornata, Bristol City Blackburn 3-0, Crystal Palace Charlton 3-2, Durham Liverpool 0-2, Hughes Coventry 4-1, London City Sheffield United 1-0, Watford Sunderland 1-1 e il posticipo dell'ottava giornata giocato lunedì, Coventry 1, Bristol City 1. Con i risultati dunque la classifica è Liverpool 20, London City 19, Durham 18, Crystal Palace 15, Bristol 14, Charlton Hughes 13, Sunderland 12, Sheffield 11, Blackburn 10, Watford 5, Coventry 2. Il big match promozione fra Durham e Liverpool è stato deciso dai gol di Kiernan al 75esimo e Hines al 79esimo. In Division on Féminin si giocava l'ottava, Saint-Étienne-Fleury 0-4, Lione-Paris Saint-Germain 6-1, Rennes-Dijon 1-1, Montpellier-Issy 3-0, Paris-FC-Bordeaux 1-3 e Guingamp-Soyaux 2-2. Lione 24, Paris Saint-Germain 21, Paris FC 18, Fleury 15, Bordeaux 13, Montpellier 12, Dijon 10, Rennes 8, Guingamp 6, Saint-Étienne-Soyaux 4 punti. Non c'è partita nel big match, ma va detto che il Paris Saint-Germain aveva deciso altamente altro a cui pensare. Ha aperto Macario al 15esimo su rigore, al 18esimo raddoppiato Van de Donk, poi Mallard al 53esimo e De Gourol al 59esimo per il 4-0, Ilestet al 75esimo per il gol della bandiera parigino, poi Ada Egerberg doppietta al 79esimo e l'82esimo che sigilla il cappotto. Il Paris Saint-Germain ha giocato in 10 dal 26esimo per espulsione di Lorenz. Frauen Bundesliga, si è giocata l'ottava giornata, Bayern Monaco 0, Wolfsburg 1, Colonia Tübingen Potsdam 1-3, Eintracht Francoforte Karlsruhe Siena 6-0, Essen Sand 4-1, Friburgo Werder Bremen 1-0, Hoffenheim Bayer Leverkusen 7-1.
Wolfsburg Hoffenheim 19, Bayern Eintracht Turbine Potsdam 18, Leverkusen 15, Essen 8, Friburgo Colonia Werder Bremen 7, Jena 2, Zand 1. Il Wolfsburg vince grazie a un gol dell'ex Endrich al 69esimo, mentre l'Hoffenheim vince per 7-1, con Matura in questo modo: Brand al 6esimo, Hagel al 32esimo, Corley al 45esimo, Naschenweng al 58esimo, Dill al 63esimo, Hagel all'82esimo e Corley al 90esimo. Questi ultimi due hanno segnato una doppietta. Di Nikolić il gol ospite per il momentaneo 3-1. Infine in Spagna, giornata numero 10, Real Betis 1, Real Madrid 4, Barcellona 4, Levante 0, Atletico Madrid Real Sociedad 0-1, Madrid Calcio Femminile Sporting Huelva 2-1, Rayo Athletic Club 0-2, Tenerife 2, Valencia 1, Villarreal 2, Siviglia 3, Alaves 1, Eibar 0. In settimana 2-0 del Tenerife sul Villarreal nel recupero della stessa giornata, e penalità per Real Sociedad, Levante e Villarreal per non aver posizionato il logo della Federazione Calcio Spagnola sulle maglie, ma le calciatrici lo hanno fatto per protesta perché quel logo si oppone ai club, si oppone sui club non professionistici, mentre le donne sono professioniste. Questo qui dunque si riflette in questo modo sulla classifica: Barcellona 30, Real Sociedad 24, Atletico Club 19, Atletico Levante 18, Madrid Calcio Femminile La Vest 17, Tenerife 16, Siviglia 15, Real Madrid 13, Real Betis 11, Bar 9, Huelva Valencia 5, Rayo Vallecano Villarreal 4. CAF Women's Champions League, giornata numero 3 della fase a gruppi, nonché l'ultima, girone A: Asakas 2, Vadidegla 2, Mondé Malabo Kings 1-1. Classifica: Asakas 7, Malabo 4, Degla 4, Mondé 1. Per la miglior differenza reti, il Malabo Kings avanza alle semifinali a spese del Dega, e la Zaka si era già qualificate. Girone B: Rivers Angels Viga Queens 4-0, Mamelodi Sundowns AS FAR 0-0. Classifica: Mamelodi 7, FAR 4, Rivers e Viga 3. Con questi risultati Mamelodi e FAR accedono alle semifinali, che si disputeranno in questo modo: Asakas contro AS FAR e Mamelodi Sundowns contro Malabo Kings. Mentre gli orari della Champions League europea, come sempre faccio confusione fra martedì e mercoledì e giovedì, quindi mercoledì alle 17 alle 18.45 Hoffenheim Barcellona e Ekken Benfica, alle 21 Bayern Lione e Arsenal Köge, alle 18.45 di giovedì Wolfsburg Juventus e Brenda Blick Kharkiv, alle 21 Real Paris Saint-Germain e Chelsea Servette. Un breve aggiornamento sul caso di Diallo: la calciatrice è stata rilasciata, era stata accusata di aver assoldato un uomo per colpire a sprangate la compagna di squadra Amraoui, ma sulla sua innocenza hanno garantito anche le compagne di squadra. Sono emersi nuovi dettagli, ora si cerca il movente passionale, o meglio patriarcale, di attacco. Forse un ex della calciatrice che non riusciva ad accettare la separazione, ma anche altre giocatrici hanno ricevuto minacce di morte. Dunque una situazione da tenere monitorata, perché ovviamente è grave, molto grave. La federazione non ha rinviato il big match con il Lione, e poi ovviamente il Paris Saint-Germain è crollato perché aveva decisamente altro a cui pensare, e noi ovviamente ne capiamo. Calcio femminile italiano ci segnala il sorteggio dei gironi per la Coppa d'Asia, che si giocherà il prossimo anno: girone A: India, Cina, Taipei cinese e Iran; girone B: Australia, Thailandia, Filippine, Indonesia; girone C: Giappone, Corea del Sud, Vietnam e Myanmar. Passeranno al quarti di finale le prime due classificate, le due migliori terze, secondo un sorteggio. Come funziona esattamente per l'Olimpiade? Le prime cinque classificate si qualificheranno al Mondiale, sesta e settima andranno agli spareggi. E a questo punto i prossimi appuntamenti, la prossima settimana si tratta della Coppa, quindi abbiamo Roma Calcio Femminile Juventus, Cesena Sassuolo, Pro Sesto Inter, Cittadella Milan, Brescia Fiorentina, Chievo Empoli, Sassari Torre Sampdoria e Tavagnacco S Roma. In Serie C spiccano Perugia Fiamma Monza nella girone A, Riccione Bologna nella girone B, Chieti Crotone nella girone C. In Women's Super League, Manchester United contro Arsenal, Sheffield Hughes in Championship. In Division 1, Soyo Saint-Étienne per la salvezza, Chubine, Potsdam, Hoffenheim e Leverkusen, Francoforte nella Frauen Bundesliga per alta classifica, Real Madrid, Alaves in Primera Iberdrola, ovviamente uno scontro a metà classifica che potrebbe rilanciare o l'una o l'altra squadra, soprattutto il Real, sembra in una chiara rimonta. Settimana prossima il commento nostro, che faremo il punto della situazione fra Serie A e Serie B, uno sguardo anche alla Serie C e al calcio estero, la più cordiale. Buona giornata a tutti!